Buonasera a tutti, grazie di essere qua per questa serata, chiedo scusa, altrimenti si sente in camera, questa serata che ha uno scopo molto nobile, lo sappiamo tutti, però è una serata particolare perché la possiamo definire la prima edizione che vede insieme Telethon e l'UNESCO. E io pensavo di essere di fronte ad una sala questa sera così, di un pubblico freddo, invece vedo adesso, con molto mio piacere, che ho la sensazione di stare a una cena con gli amici. Vi conoscete tutti e questa sensazione la dobbiamo alla professoressa Colau, che io vi presento adesso. Anna Maria è qui. Un applauso, dobbiamo fare le cose in regola, eh? Anna Maria, penso, chiaramente non ha bisogno di presentazioni. E per qualcuno che forse ancora non lo sapesse, per gli artisti, la professoressa, ormai devo dire la professoressa, siamo in registrazione, ha presso la Federico II la prima cattedra UNESCO di educazione alla salute e sviluppo sostenibile, non ho fatto errori pensi, quindi io solo avevo questa sera il compito di aprire la serata perché la protagonista sarà la nostra professoressa con voi tutti. Solo per qualcuno che è arrivato solo ora vi voglio anticipare che ci saranno tre momenti dedicati anche alla musica con tre bravissimi artisti e poi ci sarà una conviviale, avremo una bella cena grazie ai padroni di casa che sempre con molto spirito di volontariato ci hanno messo a disposizione questa sala e il loro buffet. Grazie a tutti, un applauso per Anna Maria. Mi allontano così. È acceso. Grazie Rosaria, grazie a tutti voi, grazie ad Antonio che ha voluto questa serata il primo premio per la prima, alzo un po', mi sentite di là? È la prima edizione di questo premio Cattedra UNESCO Telethon ed è un'idea che è venuta dall'avvocato Testa un giorno parlando insieme di una ipotesi di mettere, come dire, di mettere a frutto le iniziative delle singole strutture. E ovviamente quando mi è stata data questa possibilità ho subito pensato a chi dovesse essere il primo gruppo che riceveva questo premio. Le persone che sono qui oggi e che poi io vi presenterò hanno motivi diversi per ricevere questa segnalazione, per l'impegno culturale, sociale, civico, in medicina, nell'attenzione agli altri. Ci sono motivazioni varie e le coglierete successivamente. Prima però di cominciare a dare queste segnalazioni, questi premi, avverto tutti i premiati che loro saranno una staffetta per l'anno prossimo, quindi loro saranno loro a consegnare il premio l'anno successivo e così sarà per il tempo a venire. Questo lo dico in qualche modo così siete tutti preparati che questa struttura, grazie alla beneficenza da parte dei proprietari, rimarrà un po' una sede che ospiterà questa manifestazione e che vuole dare anche risalto a chi nel nostro territorio si impegna per il bene e il benessere degli altri. Adesso chiederei di nuovo a Rosaria di venire un attimo con me qui perché ci sono degli artisti che hanno anche offerto il loro tempo e la loro professionalità questa serata e quindi prima di iniziare con le premiazioni abbiamo un intervento, quello di Massimo Masiello, che accoglierei con un applauso. Sei pronto? Non ancora? E allora noi siamo pronti a tutti, io comincerei, allora noi andiamo all'estero. Se è pronta la nostra Giulia Bordolì, signori, stasera abbiamo il piacere di avere un soprano, una soprano che ha cantato in tutti i teatri d'Italia, ha cantato anche in Vaticano. Se Giulia si prepara, perché abbiamo cambiato un po' la scaletta e vi chiedo scusa perché purtroppo la tecnologia ha tutti i suoi vantaggi, ma a volte ci blocca, blocca l'uomo. E allora se Giulia si prepara, vi dicevo, sarà lei stessa dopo a parlare di se stessa, perché ha vinto tantissimi premi ed è, apprezzerete insieme a noi quanto è brava. Quindi Giulia, se sei pronta, oltre che brava, è bellissima. Lei è di San Pietroburgo. È sposata qui in Italia, parla benissimo l'italiano, non ho detto, ho detto tutto giusto, ecco, bella, brava, quindi che ci canterai per il primo pezzo?
volevo innanzitutto ringraziare Antonio, ringraziare te per questo invito, per questi momenti di beneficenza che ci riempiono il cuore, la nostra anima di umanità. Amo Napoli, amo la canzone napoletana e non nascondo che vorrei cantare soltanto nella lingua napoletana. Però, essendo straniera, dovrei in qualche modo risaltare pure la musica mondiale, internazionale, bellissima. E, prima di tutto vorrei eseguire My Heart Will Go On. Grazie, grazie mille. Thank you.
Signori, allora bravissima, eh? Avete visto quanto è brava, poi dopo canterà addirittura in napoletano, chiamerei Anna Maria, eccola qua, quindi procediamo con le premiazioni. Sì. Allora adesso chiederei anche Pasquale di darmi una mano con le targhe, il primo premiato, proprio primo in assoluto in tutti i sensi, premi Uniti per la ricerca e la sostenibilità, Giovanni Lombardi, presidente Tecno SRL. Giovanni, vieni qua, per essere alfiere di un modello di impresa volto alla diffusione della sostenibilità in tutti i suoi aspetti e che non tralascia la promozione delle iniziative sociali e culturali. Grazie Giovanni. Allora questo è per te, adesso sì. Ti diamo sia la targa che, sì, che la motivazione, così hai entrambe le cose per la tua memoria. Adesso grazie. Di tu che cosa pensi. Grazie a tutti voi, ringrazio Anna Maria, emozionato per questo premio, preciso che noi abbiamo, come dire, un rapporto abbastanza stringente con Anna Maria perché orgogliosamente come gruppo industriale abbiamo questa partnership con la cattedra UNESCO, noi abbiamo fatto della sostenibilità intesa come movimento sociale uno dei nostri driver di reputation e di sviluppo, non per niente. E uno dei tanti aspetti, abbiamo orgogliosamente finanziato il restauro di un Tiziano di Capodimonte e questo è stato portato come quadro simbolo della cultura italiana al G20 Cultura a Roma e Draghi l'ha presentato a tutti quanti, praticamente gli altri ministri. Lo stesso quadro che praticamente che poi è stato adottato anche da Borsa Italiana
è stato portato al concorso che pochi conoscono, Mecenati del XXI secolo, che si tiene a Bruxelles. Si portano tutti i progetti di mecenatismo italiani a Bruxelles. Erano 138 e noi, devo dire anche con un po' di sorpresa, orgogliosamente nell'anno 2019 Napoli ha vinto questo concorso europeo Mecenati del XXI secolo. È stato premiato proprio per la corrispondenza dei suoi siti culturali e per il finanziamento che viene dato dall'industria. Grazie a tutti voi. Invece Giovanni, siamo noi che ringraziamo te per l'impegno che metti ogni giorno nel portare avanti non solo la tua impresa ma tutto il tessuto culturale della città. C'è un altro premio, un premio che va a una donna molto speciale che io ho avuto la fortuna di conoscere e che oggi è rappresentata da sua figlia. Il premio è per Paola Grimaldi della Fondazione Grimaldi e vicino a me c'è Amelia Grimaldi che ritira. Amalia. Allora, per essere esempio, guida e ispirazione di numerosi e fondamentali progetti di solidarietà a sostegno di coloro che soffrono e vivono condizioni di disagio al fine di migliorarne la qualità di vita. Paola si è impegnata da sempre, da tutta la vita, per essere vicino a chi soffre, per essere vicino ai più bisognosi. E quindi, avendo io avuto la fortuna non solo di conoscerla, ma anche di condividere un piccolo pezzettino di tutta questa sua attività, mi sembrava giusto che andasse a lei come prima donna premiata questa segnalazione. Tu ce l'hai il microfono, adesso ti do sia la motivazione che darai a Paola da parte mia e la targa di questa serata. Io vi ringrazio moltissimo la professoressa Colao e mamma è molto felice di questo premio, purtroppo non è potuta venire perché sta molto bene come mente, come tutto, però fisicamente non poteva, però è vero, ha speso veramente una vita per la solidarietà, ci ha trasmesso molto, continua a dare da fare, diciamo, è presidente anche della nostra fondazione. E devo dire che noi anche come gruppo cerchiamo di onorare questa sensibilità, noi siamo armatori con le navi, il più possibile green, abbiamo avuto anche noi un bellissimo premio per il Green 2050 come gruppo più, perché si cerca di fare tutto, così come anche con diciamo, le persone che cerchiamo di sostenere con la fondazione e mamma, devo dire, continua questo impegno. E noi speriamo ovviamente che insieme continuiamo anche un po' di attività sia come vostra fondazione insieme a Cattedra UNESCO e a Teleton di mettere su anche qualche cosa tutti insieme. Più portiamo avanti il nostro tessuto. E poi il territorio sociale e culturale, ne ha così bisogno. Esatto. E devo dire che risponde quando viene sostenuto da grandissime soddisfazioni. Grazie per essere stata con noi oggi. Grazie. Allora Rosaria, io ti darei di nuovo il microfono, così adesso ci fermiamo un secondo e se siamo pronti, però okay. Se siamo pronti. Sì, siamo pronti, Massimo? Siamo pronti? Ecco, adesso cambiamo genere, Massimo Masiello che ci lascerà presto perché c'ha lo spettacolo in teatro. Massimo, vieni, io non voglio inciampare in questi fili. Stiamo un attimo. Massimo, ve lo voglio dire. Lui è io lo chiamo cantattore, è bravissimo, canta, balla, recita. No, Rosaria, devo dire una cosa importante. Innanzitutto sono felicissimo di essere qui con voi stasera. Ho accolto l'invito di Rosaria subito perché l'altra volta ci sono mancato, ma non potevo mancare ovviamente per impegni. Tra l'altro la dottoressa è stata così carina da invitarci e niente, stiamo risolvendo un attimo il problema, non so per quale motivo ancora le basi no. Stanno facendo un attimo... No, penso che abbiamo... Volevo dire che lui spazia da Viviani a Znavur a Umberto Bindi, cioè il suo repertorio è vastissimo e veramente tutte le volte che è in teatro può fare proprio quel personaggio che piace tanto a me. E infatti, allora, vabbè, a parte prendiamo il fatto tempo, che eh? Prendiamo tempo, infatti. No, Rosaria diceva, io spazio da Znavur, Bindi, io ho avuto il piacere di fare uno spettacolo su Umberto Bindi che si chiamava Gli amici se ne vanno, dove raccontavo attraverso appunto le peripezie di quest'artista che tra l'altro è morto in miseria
Infatti l'unico che aiutò Umberto Bindi nel 2004-2005 fu Gigi D'Alessio, regalò un pianoforte perché gli avevano praticamente sequestrato tutto, non aveva più nulla, poverino, gli era rimasto senza nulla, e gli aveva regalato il pianoforte perché almeno lui potesse mettersi al pianoforte e potesse evadere da quella che era ormai diventata la sua vita così meschina, purtroppo, ahimè. E attraverso appunto le sue canzoni, che sono canzoni memorabili, tra l'altro una in Su tutte è Il nostro concerto, certo, no, che tutti conosciamo. Poi ho fatto un altro spettacolo su Aznavour, e questa sera, se ci riusciamo, io volevo far ascoltare sia un pezzo napoletano che fa parte del mio nuovo lavoro discografico che si chiama L'attore, dove attraverso le canzoni della melodie classiche napoletane, quindi c'è L'attore, ci sono dei pezzi nuovi, ma ci sono anche dei pezzi classicissimi come Era de Maggio, appunto, che volevo proporvi. Tra l'altro la dottoressa che è innamorata di questa canzone, è una delle canzoni preferite, ma io credo sia una delle canzoni più belle in assoluto, è la poesia in assoluto che la canzone napoletana, è proprio come emblema. Io spero che saremo pronti con le tare. Ma mi auguro. Con Era de Maggio cominciamo. Io uso questo qua, il microfono. Ecco qua. Ecco. Prof, allora dopo Massimo che farà due pezzi a seguire perché deve andare via. Sì. Sei io? Ecco. Allora la voglio dedicare ovviamente a tutti quanti voi, Era de Maggio di Giacomo Costa, in particolare alla dottoressa che adora questa canzone. Era de maggio e te dade non si a schiocca schiocca di cerasero. Era l'aria e tutto lo giardino adorava la rosa cielo basso. Era di maggio, non un male scorto, una canzone cantava ma due voci, chi un tempo passa e chi alli corda frescherà l'aria la canzone ad un voce e diceva coro coro cor mio lontano vai tu conto loro, chissà quando tornerai, rispondeva io, tornerai, quando tornerà di rosa, si stuccerà, torna maggia, si stucere torna a maggia, pura maggia stonga ca. Passa il tempo e il mondo sa vuoto, ma l'amore vero no, non voto più. Date bellezza mia, ma innamorato, si dà il cuore, non si
Sana casa nata si se fosse gioia mia mieta stare ammarzata a guardarti e non starie e dica D'altra parte è facile lasciarsi trasportare tra le note e le parole di questi due straordinari, e per la musica e per le parole, autori. Allora, è una promessa che ho fatto ovviamente a Rosaria, e proprio come vi dicevo prima, ho uno spettacolo su Aznavour che va avanti. Aznavour è sempre stata la mia passione, ancora prima della canzone napoletana, pensate, perché non conoscevo affatto la canzone napoletana, io ho cominciato a cantare in italiano. E questa è una delle canzoni che lo rappresenta in assoluto. She, in inglese, lei. Lei forse sarà la prima che io non potrò dimenticare, la mia fortuna e il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è nel primo autunno su di me. Specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. Lei così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, incredibile. Forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti e avversità. Sorrisi e lacrime da lui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei a passo accanto a dire, ragazzi, e che dire. Grazie.
È bellissima questa canzone. Allora, vogliamo dire dove ti possono venire a vedere? Allora, sicuramente, vabbè, domani sera sarà impossibile perché sono a Deboli con uno spettacolo che appunto racchiude un po' la storia di Edith Piaf. E io attraverso la storia con Francesca Marini, alla storia di Edith Piaf, io interpreto tutti gli uomini che di volta in volta si sono affiancati e un po' l'hanno sfruttata per un certo senso. Quindi Aznavour, quindi Becot, Serapeau e Montaigne, nonché anche l'altro, che il greco, non mi ricordo adesso, non mi sovviene il nome, aspetta che me lo ricordo, Moustaki, ecco, Georges Moustaki. Senti, allora dopo qui ci sta una targa per te. Sai, che dottor Ricci, che te la consegnerà. Grazie dottore, grazie mille. Allora un applauso ancora, lo salutiamo così. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie. Ringraziare lei, ringraziare il calore del pubblico e Rosaria, che è sempre così carina nei miei confronti, e speriamo di vederci presto. Presto, anche con tutti loro magari. Grazie. Allora, riprendiamo qualche altro premio. Allora, Antonio D'Amore, direttore generale ALS Napoli 2 Nord, per tutte le sue azioni ed opere, che sono vere e proprie fonti di ispirazione per tutti coloro che vivono le proprie giornate per migliorare le proprie comunità e far crescere la ricerca scientifica e il suo impatto nella cura degli ammalati. Antonio. Grazie. Questa, ecco la motivazione e la tua targa. Grazie. Questa è per te e questa anche te la lascio. Perché... No, grazie, che dire. Innanzitutto grazie ad Anna Maria. Non si figura. Non fa niente. No, quello che diceva Anna Maria forse è tanto. Innanzitutto devo dire che mi fa piacere che voi avete fatto questa serata qui a Pozzuoli, perché per me è come giocare in casa. Siamo forse riusciti a fare dell'ospedale di Pozzuoli quello che nessuno sperava, cioè un DEA di secondo livello, dove la ricerca oggi è all'ordine del giorno. Mi fa piacere nominarlo per qui, perché è qui il professore Facchini, il primario dell'oncologia. Noi abbiamo all'attivo proprio in oncologia qualcosa come 14-15 studi, quindi per noi questa è una fetta molto molto importante della nostra crescita. Anche durante il Covid abbiamo sperimentato e siamo stati designati come centri sperimentali. Però non ci limitiamo soltanto a Pozzuoli, l'ASL è molto grande, abbiamo degli ospedali che stanno crescendo, e stanno crescendo anche grazie a te, grazie a questa partnership che abbiamo fatto tra la cattedra UNESCO e l'ASL Napoli 2 Nord. Ci sono in corso delle progettazioni per quanto riguarda la cardiologia, che ci vedrà impegnati anche su un altro progetto, così anche sul discorso della dieta e della nutrizione per le malattie oncologiche. Io non ho da dirti niente, soltanto l'augurio di continuare insieme questo tragitto, e questo chiaramente sempre per migliorare l'assistenza e quello che è la nostra risposta ai bisogni dei cittadini. Grazie. Grazie. Grazie a te Antonio per tutto lo sforzo e anche quello che faremo, quello che abbiamo messo in campo e quello che metteremo in campo. Quindi c'è l'impegno da parte di tutti, c'è una bella squadra, tanti colleghi pieni di energie e pieni di entusiasmo. Premio sempre per continuare sull'impegno per la sanità e per il rispetto del malato. Anna Iervolino, direttore generale AOU Federico II di Napoli, per essere promotrice di una sanità attenta all'ascolto del territorio e alle necessità dei pazienti e di un management improntato ai nuovi paradigmi della sostenibilità e della promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Anna, questo è per te. La motivazione, la targa, queste le lascio a te e ti lascio il microfono. Grazie.
Grazie Anna Maria, veramente sono anche emozionata, oltre che felice di essere qui. E noi lavoriamo in casa, azienda ospedaliera universitaria, sede di riferimento di questo grande policlinico che è Federico II, la cattedra UNESCO e l'azienda ospedaliera universitaria che ho l'onore di dirigere, hanno, come dire, un rapporto simbiotico di grande lavoro e di impegno. Ricerca traslazionale, soprattutto malattie rare, sulla sostenibilità la cattedra UNESCO ci ha insegnato tanto e sta mettendo a sistema quelle che sono tutte buone pratiche e che praticamente grazie ad Anna Maria è diventata scienza, impegno e anche esportazione di buone pratiche oltre che di saperi. Soprattutto quello che oggi testimonio sono i percorsi di qualità che noi facciamo soprattutto nell'assistenza ospedaliera. E di questo quindi ringrazio Anna Maria per questo riconoscimento ed è un riconoscimento che va all'impegno di tutti coloro che lavorano in sanità. Grazie, sono veramente felice. Grazie a te Anna, grazie a te, ma soprattutto grazie per tutto quello che hai messo in campo nella nostra azienda, perché la tua azienda è anche la mia, quindi nella nostra azienda. Grazie, grazie. Anna, continuiamo a lavorare e continuiamo a portare avanti tutta l'energia per i nostri pazienti. E ancora un premio a Giuseppe Limongelli, direttore del Centro Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, per tutte le sue azioni e iniziative quotidiane volte a far progredire la ricerca scientifica e la cura nel campo delle malattie rare. E Giuseppe si è impegnato moltissimo per creare questa rete, farla in qualche modo rivivere e mettersi al servizio dei malati. Chi ha un malato con problemi di rarità a doppia difficoltà, quindi Giuseppe sono molto contenta di darti non solo la tua motivazione ma anche la targa che così potrai tenere e conservare. Grazie, grazie veramente Anna Maria e anche io sono emozionato, devo dire, sono emozionato perché ricevere un premio da Anna Maria è una doppia emozione. Perché parliamo di un'eccellenza, parliamo di chi forse mi ha aperto un po' di tempo fa la strada sulle malattie rare, quando ho iniziato a lavorare in questo ambito che è complesso, orfano molto spesso di interesse e che necessita di ascolto, necessita di comprensione, necessita di tempo, e il tempo è qualcosa di molto prezioso ed è quello che cerco per quanto possibile di insegnare anche ai miei collaboratori che giorno per giorno mi danno una mano in questo campo ad ascoltare pazienti, ascoltare medici. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto un grosso shift in Regione Campania, abbiamo lanciato il primo piano nazionale regionale sulla scia di quello nazionale malattie rare e questo sta diventando piano piano un modello. Ma perché sta diventando un modello? Perché abbiamo delle eccellenze, perché abbiamo dei direttori generali illuminati che stanno aprendo la strada a quella che è la ricerca e l'assistenza alle malattie rare. Permettetemi di ringraziare tutti quelli che fanno parte della rete e anche la mia famiglia, senza cui senza di loro non sarei qua. Grazie. Grazie. Grazie Giuseppe. Vieni Rosaria, che adesso ci fermiamo prima delle ultime due premiazioni. Vediamo di fare ancora un piccolo momento di intervallo, così poi chiudiamo bene la sequenza dei premiati. Siamo stati molto veloci, anche coincisi tutti quanti. Allora, adesso ancora un artista che chiamo qua Alessia Moio, che accoglierei con un applauso. Sei arrivata. Ecco qua, Alessia, ecco qua. Anche lei è un piccolo genio, anche lei è impegnata in teatro. Dove stai lavorando adesso? Beh, adesso sono alle prese con lo studio di uno spettacolo dedicato interamente al maestro Nino Taranto, con la regia del maestro Giulia Dinolfi e io interpreterò Nino Taranto. Che teatro? E al momento ancora siamo in trattativa e presto saremo a vedere. Anche Alessia, come Massimo, è un'artista poliedrica dalle mille sfaccettature. Oltre a cantare, a ballare, a imitare, suona anche il mandolino. Sì, diciamo, è piccola, una cantante bonsai, però è un concentrato di bravura. Purtroppo lei
mi ha fatto il regalo stasera di farci sentire qualcosa al mandolino, ma poco, perché è reduce da un incidente, qua abbiamo ortopedici tutti alla mano e quindi non può ancora sforzarla tanto fino al 28, mi dicevi tu. Fino al 28 che insomma mi dimetteranno, diciamo, dalla guarigione il cardarelle. Sì. E allora vogliamo dire che cosa ci fai sentire? Allora, io vi farò ascoltare un brano di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, che sono stati due personaggi importantissimi per la canzone di Napoli, e sto parlando di Tarantella Internazionale. Molto bene. Due, poi farei un altro. E poi vi faccio ascoltare un brano di Pisano Valente, della coppia Pisano Valente, che è in accordo in fa col mandolino. Allora cerca di stare più al centro qua. Sì. Lei ha il suo microfono. Tarantella Internazionale. Grazie per l'applauso spontaneo. Tagliaferri hanno piantato nel territorio ligure il primo festival della canzone napoletana nel 1932, che non era una gara, era una semplice rappresentazione delle canzoni più celebri napoletane.
E questo festival, vi dicevo, non era una gara, ma una semplice rappresentazione delle canzoni più famose e celebri napoletane. Infatti Vittorio Parisi, proprio nella prima edizione, portò la celeberrima Mare Chiaro, straordinaria. E niente, Napoli devo dire che conserva tutte le tradizioni di una volta. Difatti la serenata è proprio un valore che ancora oggi vediamo questi sposi novelli che il giorno prima del matrimonio portano la propria serenata all'amata. Ecco. Però all'epoca non è che si portava la serenata solamente quando si viveva un rapporto sereno, si portava la serenata anche quando si era traditi. Si portava la serenata quando si era arrabbiati, si portava la serenata al guappo del quartiere, si portava la serenata per il compleanno e c'erano anche le serenate a dispetto. A dispetto. Ecco, per esempio, una serenatissima a dispetto l'ha scritta proprio Pisano Valente, diciamo la prima maniera di Pisano, perché poi si accoppierà con il famosissimo Cioffi, che faranno poi tantissime macchiette, soprattutto per Gennaro Pasquariello e Nino Taranto. Però in particolare, ecco, abbiamo questa Pisano Valente, questa canzone straordinaria, io l'adoro, si intitola Accordo in Fa. E io ve la faccio ascoltare un po' con il mio mandolino, Io lo strimpello un po' il mandolino, quindi adesso ci proviamo. È vero maestro Giuliano? Viene a dare una mano perché c'è un po' di cose da prendere, così ve la faccio ascoltare. Questa la metto qua. Ok, vediamo se riusciamo a farla, però ho bisogno dell'aiuto delle mani, perché questa canzone è allegra, ma è triste, cioè la musica è un tre quarti, no? Ok? Beh, però è triste, è molto triste. Ascoltate perché. Prego maestro. Gli effetti non ti vendiamo. Vai, tre. Bacione innamorata, affezionata, semplice e gentile, dopo tre anni, a capelli a buttare, c'è venuto spezzi e me la sa, sto contro tutte femmine, perché sta infamità, e una vendetta nera voglia fa. Ma comprata una mandolina, e me metto fuori balcone, quando passa una signorina, io la faccio una corda in fa, colgante che stu stornella, che capace randussega, flippo, 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 fiore di primavera. La donna dice una cavanna e un cuore, ma quando vere carte mille lire, se mette pure uno scuvatore, parola mia, parola mia d'onore. Come va? Diceva, tu sei tutto cuore mio, ma si me lassi, tengo per io. Mocca popolina, nato me sapeva ma scusa, ne che lo giorno 15 mi dice che sta a me, o si dice non si fa più a fare. E per questo comando lì io mi metto fuori un portone, quando passa una signorina io lo faccio d'accordo in fa, che capace d'andussega, flippo, 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 fiore di primavera. La donna tiene i peli sopra il cuore e io non mi
succede che a macchina di un giornale trova scritto Rosa Imperatore. Oggi si sposa con il tal d'Italia e chi le urna che va già spassato. Faccio una cosa semplice che l'atta fa svenire, dice ma non la fa. Suonare il mandolino, un nostro strumento bellissimo. Sì, poi ho rotto da poco radio e polso, ecco. Quindi ecco. Ha fatto un regalo. Il marito della radio, il marito della radio e il polso. Ma sì, lei quando fa Nino Taranto è lo spettacolo, poi l'andremo a vedere. Esatto. Quindi allora è lo stesso la tua targa, io mi tolgo. Grazie. Però dopo resterai, penso, per un altro coso. C'è qualche sì, problema con il poi con un altro brano, poi dopo onesto ancora più. Grazie, grazie. Grazie. Sì. Cosa le tue cose? Allora, abbiamo altri due premi, dimmi. Cerca di stare più sì, attento, sì, per l'inquadratura dopo, in corrispondenza di questo... Essendoci ancora questo microfono, evito di impallare il doppio microfono. Allora, purtroppo la premiata di stasera non poteva essere con noi perché c'è stato un lutto in famiglia, ma e lei sarà sostituita da un amico carissimo che è qui con noi. Il premio va a Pina Lodovico, di Givova, perché... Givova ha sempre una grandissima sensibilità per tutti quelli che sono progetti nell'ambito della ricerca, della solidarietà e della sostenibilità. E il premio le viene dato per la sensibilità totale ai progetti di prevenzione e ricerca scientifica. Pina Lodovico non può essere con noi, ma c'è l'avvocato Tommaso Mandato, presidente di Campus 3S, del progetto che abbiamo appena portato sul lungomare, che ha svolto una grande attività di prevenzione per la popolazione con il Campus Salute. E quindi Tommy, ti do questa targa per Pina, gliela porterai tu, e adesso dici tu qualcosa a nome e per conto di Pina, perché ormai siete praticamente fratelli di nascita quasi. Ma buonasera, la voce è un po' diversa sicuramente rispetto a Pina, però accontentiamoci di questo. Chiaramente la Givova, nella persona di Pina Lodovico, sono contentissimi di questo premio. Hai detto che c'è stato purtroppo un lutto in settimana, però davvero li ho sentiti veramente entusiasti e veramente fieri di essere premiati. È un'azienda che ci sta molto vicino, ci accompagna in tutte le nostre iniziative, e quindi veramente sono contento di ritirare per conto loro. Ti ringrazio e voglio dirvi ancora che io ormai ci conosciamo da 15 anni, siamo sempre, non dico insieme dalla mattina alla sera, ma comunque ci sentiamo continuamente. E vi ringrazio per chi ha organizzato questo evento, perché finalmente stasera, fra le tantissime qualità di Anna Maria Colao, ho scoperto anche che conosce Flippo Floppo della Tanto. Avevo capito la canzone che stava per andare in questo momento dello spettacolo e la cantavo, per cui lui è rimasto piuttosto sorpreso. Allora, la sequenza dei premiati si conclude con un caro amico che è presidente nazionale del Forum delle Associazioni Sociosanitarie, Aldo Bova, per essere da sempre esempio di una medicina solidale, sempre accanto alle necessità di coloro che soffrono, in nome di valori universali che pongono al centro il valore della persona. Aldo, questo riconoscimento è per te, per l'impegno che tu hai messo in tutti questi anni per una medicina vicina alle persone che soffrono. Questo è il tuo premio e anche la tua targa, te la lasciamo qui per te. E ti lascio anche il microfono.
Grazie intanto e sono onorato di questo premio che mi fa piacere e mi commuove. Poi riceverlo da te, che sei una persona, non lo dico per piangerie, che non ho nessun interesse, di altissimo profilo. Io ti conosco da 40 anni, potrei dire, ho visto sempre in te crescere la competenza professionale, ma l'umanità e il modo di approcciare i rapporti con gli altri e di essere semplice, che poi i semplici sono i grandi. Il Papa è semplicissimo perché è un grande. E allora tu, ecco, sei, ti conosco da tanti anni, non ti ho incontrato molto spesso, ma sempre semplice. Poi io, scusami, un ricordo familiare. Io mi ricordo, io sono stato al San Gennaro 40 anni e mi ricordo quando sono entrato a San Gennaro da volontario di aver conosciuto il tuo padre, persona di grande signorilità, bell'uomo, persona ammirabile. Ecco, lo ricordo sempre con grande piacere. Scusami questi passaggi mi personali. Mi fa piacere che qualcuno ricordi ancora mio padre. No, ma lo ricordo sempre e poi vedendo te me lo ricordo, me lo grazie. Ricordo con piacere. Ma due grazie. Battute su questo premio che io veramente mi onora, ma e dico qualche battuta sull'impegno del forum sociosanitario a livello nazionale che tiene dentro 11 associazioni, medici cattolici, farmacisti cattolici, Movimento per la Vita, e i temi che noi trattiamo sono la tutela della vita e la tutela della salute. Allora io direi, guardate, in questo momento dove voi state qua grandi maestri universitari, dove si fa veramente tanta ricerca e tanta scienza, ne parlava anche il dottor D'Amore, ne parlava la dottoressa Iervolino, però guardate, io credo che bisogna stare attenti sempre alla medicina umana, che va riducendo il suo valore, e questo, vedete, le persone come voi, che hanno un grande appeal nei riguardi delle persone, dei giovani, bisogna capire che la medicina umana deve rimanere sempre forte, perché possiamo avere tutte le evoluzioni scientifiche, ma se non c'è il rapporto umano e l'ascolto si fanno tanti errori. Io lo vedo con me stesso, se non ascolto, perché io con l'ortopedico ho 40 anni, ho a che fare molto con la terapia del dolore e capisco questo. Due, vedi, Anna Maria, rubo un minuto e mezzo, un fatto cui dobbiamo stare attenti molto è la salute diseguale, perché facciamo tante ricerche, ma ci stanno, come sapete, differenze enormi tra i più poveri, i più inculti, i più ricchi e i più colti, che aumentano andando, mettendo a paragone il sud con il nord, e questo va segnalato moltissimo. Eventualmente dobbiamo fare in modo che il sistema sanitario nazionale si educhi alla salute, perché il sistema sanitario nazionale deve uscire dalle mura e andare a cercare i poveri e gli incolti ammalati. Poi tutela del creato, che è un'altra cosa importante da portare avanti. Grazie e chiudo qua. Grazie, grazie. No, grazie. Grazie Aldo, assolutamente è la verità. L'umanizzazione delle cure credo che sia uno degli obiettivi, lo dico ai due direttori generali, no? È uno degli obiettivi proprio l'umanizzazione delle cure, quindi è la verità. Dobbiamo ricordarci che la medicina non è solo tecnologia, è molto invece la richiesta di ascolto. Oggi ho letto una bellissima frase del Beato Moscati che diceva che il dolore non è un meccanismo molecolare di messaggio che riceve un organo rispetto a un altro, è la richiesta dell'anima di essere guarita, quindi che c'è dietro il dolore, c'è qualcosa di molto oltre il meccanismo molecolare che sottende a una patologia. Oggi me la sono trovata davanti questa frase, ho detto era proprio il giorno giusto per rileggerla, questa frase di Moscati. Rosaria, vieni qui con me. Io direi, se direi sei che d'accordo. Questa prima edizione del premio Cattedra UNESCO Telethon ha avuto personalità di grandissimo profilo, dalla medicina, dall'organizzazione manageriale alla tutela dei pazienti, e penso che possiamo essere contenti di questo, diciamo, germe che abbiamo messo di rispetto per l'umanità e per la sofferenza. Io penso che anche noi, con il collega Antonio, che siamo stati sempre vicini a questi temi, questa per noi è la quarta edizione, se non la quinta, però ha un significato particolare, perché mentre prima eravamo vicini a Telethon, oggi ci sentiamo onorati di stare vicini a voi e all'UNESCO con la dottoressa Colao, professoressa Colao, scusate. Io direi di ascoltare adesso ancora una canzone, sì, anzi sia di Alessia che di Giulia, e poi nel frattempo possiamo partire dopo anche con il buffet, la cena. Assolutamente sì,
però vorrei dare la targa ancora? Ai nostri proprietari di casa qui. Li chiamiamo adesso, non so se sono pronti. Sì, io li vorrei chiamare ora perché loro ci hanno offerto questa magnifica ospitalità e quindi vorrei dare non è da loro... tutti, diciamolo perché no. E vorrei dare a loro subito lei e ve li presento, poi lei è Marina Carnevale. Salve. Lui è Roberto Migliorato, vedi qua, sono i proprietari, vedi di qua Marina. È la seconda volta, scusami, è la seconda volta che loro si mettono a nostra disposizione e ci hanno promesso che lo faranno sempre. Io se non so, Marina vuole solo dire qualcosa. È un segno semplicemente di ringraziamento per questo vostro spirito di solidarietà nei confronti di queste manifestazioni. Professoressa, siamo noi a ringraziare voi e siamo orgogliosi di ricevere questa targa. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a voi. Allora Rosaria, ti lascio tu. Roberto, vuoi salutare grazie, anche grazie tu. Ancora e sono veramente onorato per questa serata che ci avete offerto. Grazie, siamo noi che ringraziamo voi. Grazie. Rosaria, a te per la chiusura. Sì. Allora possiamo chiamare Alessia, questo vulcano? Stasera lei è quasi convalescente con questo braccio, ma la dovete venire a vedere al teatro. Bene, io seguitemi sulla mia pagina Facebook, peraltro tra poco uscirà un brano, voglio dirlo in anteprima. Rosaria, voglio dire in anteprima questo fatto della canzone sì, che stava... Non ci distraiamo. Perché... Allora, a parte che a dicembre uscirà il mio secondo lavoro discografico, tutto dedicato alla canzone di Napoli. Un lavoro discografico molto importante con 21 brani, 21 brani, quindi 21 arrangiamenti, tra cui 3 inediti. E tra questi c'è un brano che è patrocinato dalla provincia di Caserta e un brano a seguire patrocinato anche da 6 comuni della Riviera Domizia. Il litorale domizio sta cambiando, sta diventando riviera. E diventerà riviera attraverso anche questa comunicazione musicale e quindi a breve il 29 ottobre su tutti i digital store uscirà questo brano straordinario intitolato Riviera Antica e anche su YouTube e sulla mia pagina Facebook, quindi seguitemi anche per gli eventi che verranno a seguirsi breve, vabbè. Insomma, bene. Ecco. Niente, vi faccio ascoltare il microfono. Sì, grazie Rosaria. Mi raccomando, un po' di silenzio per la ripresa televisiva. Sì. Il brano è un brano del 1959 che ha portato al successo la grande voce di Napoli, Sergio Bruni. Sergio Bruni che nel 1959 al Festival di Napoli presenta il brano di Marotta, Buona Fede, Braccio a te. Io, poiché sono amante della nostra storia, della storia di Napoli, e noi abbiamo nelle vene, nel sangue, abbiamo un po' il sangue aragonese, no? Si può dire così, spagnoleggiante. Ecco, perché, insomma, il periodo aragonese sicuramente non è stato per noi quello più bello, perché soprusi, violenze, veramente dittature già, insomma, che si respiravano in quel periodo, però Napoli, come al solito, raccoglie sempre dalle cose negative il positivo e questo lo rilancia sempre nell'architettura, nella letteratura, quindi nell'arte in generale, insomma. E io ho deciso di nel 2018 ho deciso di inserire questo brano Un braccio a te in versione spagnola e napoletana. Quindi la prima strofa sarà adattata in lingua spagnola e la seconda in lingua napoletana, proprio perché io sento dentro di me questo fuego spagnolo. Olé. De empezar de una rota a
l'alba de maiore sposa nell'Ecclesia. Mar, un pagnuelo di arena, donde l'acqua che llega si incontra con l'acqua che va. Un flecchio di nube, un cielo e estrelle claras, io già cerca di ti, corazon. Suave, suave, y sin fiebre, brasa de ti, abraza de ti. Si figlio, si o principio in arose, si a paloma d'amore dopo giglio, e per te non ci vuole rarità. Una vazza nelle mani, una vazza lettere, sposa l'acqua che va, da frangi delle nuvole, da frangi stelle chiare, e io vicino a te, con questo cuore, io mi spero te mi trovo, dolce senza freva. Braccia a te, braccia a te. Un flecchio di nube, un cielo di estrelle clare. Brava, addo l'acqua che viene, sposa l'acqua che va. Cosa significa? Secondo voi? Significa che dove il male nasce, il bene è sempre lì pronto, eh? Mai... ad intervenire. Bene, grazie, grazie a te, auguri per i tuoi spettacoli, grazie. E grazie di essere intervenuta. Grazie, amore mio, quando mai. E allora, come vedete, vi abbiamo offerto il top un po' di questi nostri artisti impegnati al teatro che ci hanno dato la loro disponibilità. Adesso noi chiudiamo questa parte canora con la nostra Giulia Bordolì. Microfono a lei. Ti ringrazio Rosaria, e mi mettete in difficoltà a cantare in napoletano, cercare di cantare in napoletano dopo la vera e propria napoletanità. Lei per amore nostro ha scelto di cantare un brano in napoletano e vi posso garantire che è bravissima, la lascio sola. Siamo nel 1900 e Edoardo Di Capo, Vincenzo Russo, io amo la canzone napoletana nella sua classicità e credo che modernizzazione purtroppo la semplifica e la canzone napoletana perde quella timbristica, quella di essere virale, vabbè, non riesco a trovare il termine. A voi, scusate, non giudicate molto severamente, ci provo.
Sono sempre sola, sento Maria, mamma.
chiusura più bella non ci poteva essere. Chiudere con te, aspetta, devi avere anche tu la tua targa. Grazie. La consegni in dottoressa. Grazie mille. Una targa ricordo di questa bella serata. Grazie a te, Antonio, per la vostra ospitalità. Grazie, grazie. Signori, adesso ecco la dottoressa, la professoressa qui vicino a me. Non vi alzate che adesso comincerà una cena, i padroni di casa ci offrono anche una cena seduti qui ai tavoli. E quindi Anna Maria, il tuo microfono ce l'hai, questo lo diamo, aspetta, funziona? Questo, ti do questo e dammi quello là. Allora intanto grazie a tutti, grazie di aver partecipato a questo premio, a questa serata per il premio Cattedra UNESCO Telethon. Grazie a coloro che ci hanno ospitato, grazie a Rosaria che è stata con me, grazie ad Antonio. Devo dirvi, è stata una bella iniziativa che abbiamo messo in campo, speriamo di continuare su questa scia, speriamo che a questi premiati ce ne siano altri, perché il nostro cervello, il nostro intuito, la nostra energia possa andare avanti ancora per tanti anni. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti e grazie a te soprattutto. Ah, pure io la targa, grazie. Anche per te Rosaria, grazie. È data da Anna Maria Colao, veramente un'emozione fortissima. Grazie, grazie a tutti voi di essere qua, che siete il nostro orgoglio, la nostra forza e la nostra voglia di sperare nel futuro, soprattutto in questo periodo. Grazie, grazie ancora. With a rule to satisfy, but nobody sees you crying, nobody knows how hard you